La classe Ohio è una classe di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare composta da 18 unità. La loro progettazione risale ancora all'epoca della Guerra Fredda, quando queste unità dotate di missili con portata intercontinentale rappresentavano il maggior deterrente contro un eventuale attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Adesso ce ne ritroviamo uno nel Mediterraneo. C'è chi dice come monito per i russi, e chi, invece, come deterrente contro l'allargamento per il conflitto in terra di Palestina. Fatto sta, che ce lo ritroviamo nelle nostre acque. Dal comando dell'esercito statunitense fanno sapere, che il sommergibile si trova nella sua area di responsabilità. Quindi, tutto a posto. Aggiungiamo due fregate della Marina Militare Italiana, che ora si trovano nelle acque davanti la striscia di Gaza, e il Libano, trasportanti elicotteri. Tutto questo, mentre Israele sta attuando bombardamenti mai effettuati prima nella storia della guerra con la Palestina. Gli americani informano l'Iran e gli Hezbollah di un loro intervento in caso di attacco ai loro soldati. La pace è un sogno vano.